A guardare, poi c'è la tesi della PM che invece parte addirittura a monte, dice, si è capito che nelle sue intenzioni, quando i PM si attaccano a queste cose perché le levano fino in fondo, che non fosse giusto aver costruito lì quell'albergo, e quindi qui bisogna cominciare a vedere se quelli che hanno dato le autorizzazioni non hanno sottovalutato il fattore rischio, però anche una leva come questa non c'era mai stata. Però la tesi fondamentale della procura è vedere se fosse giusto che l'albergo fosse stato costruito lì, il che apre un altro scenario che va molto oltre le 20 ore di assenza dello Stato dal luogo della tragedia.